Buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video, prodotti finiti, beauty e mangerici e anche qualcosina di casa se non erro, perché adesso non mi ricordo bene cosa tutto ho finito, ma la busta ce l'ho vicino alle mie gambette ed è questa, aspettate, questa qua, bella piena, sì, c'è scritto sapone e profumi però. C'è roba dentro, finita ovviamente, spazzatura da recensirvi ovviamente. Andiamo subito al dunque. Dunque, vi auguro buona visione e a dopo. Allora, come primo prodotto della casa c'è questo qui, Mix Color Alba, lavatrice, si chiama così, poi non saprei, ma vabbè, c'è scritto proprio così. Detersivo specifico per capi colorati, buonino, diciamo ci è piaciucchiato, però piaciuto, sì, non voglio dire altro, piaciuto e basta. Costava in un negozio qua vicino a casa 2,30 euro, anzi costa 2,30 euro e niente, molto buono, sì. Poi, come altro prodotto non beauty, cioè non mangereccio, ma bensì mangereccio, sì. Pancake, questi pancake, aspettate un attimo, sì, che ho visto da dove c'è Paola, dove c'è Viola c'è Paola, un canale YouTube di beauty e bellezza, vabbè, stessa cosa. L'ho visto da lei, ma anche altre YouTuber, non mi ricordo quali, mi sembra Tamara, donna, Mondo Donna, sì, Tamara, non mi ricordo bene, comunque lei. Sempre lei e altri youtuber. Mi è piaciuto molto questo pancake. Volevo comprarne altri, ma non abbiamo trovati altri di questi. Vabbè, dovrò andare io come una di persona per vedere se li trovo ancora o meno. Comunque, molto buoni, mi sono piaciuti. Appoggio qua. Siete appoggiati al mio computer e di conseguenza sono sul tavolo della cucina. Come vedete, questa è la cucina. Poi, allora, attendete un attimo che mi metto la sedia. Altro prodotto mangereccio è questo filetti di sgombro in olio di semi. Questo è assai buono, molto buono. Sì. L'ho preso in un negozio vicino a casa, come appunto vi ho detto, per l'altro prodotto della casa. 1,65 euro, vedete questo qua, buonissimo, lo sgombro, molto buono, sì. Poi, altro prodotto non più importante, sempre mangereccio, Arborea mozzarella fior di latte, fior del latte, scusate, questa, fatta con la pizza, anzi, mangiata con la pizza, insalata di riso, insomma. Un po' di pietanza abbiamo fatto con le mozzarella, l'abbiamo condita con un po' di cose, ci è piaciuta, dai, non è male, anzi Arborea è il top del top e io penso che piace a mezzo mondo la mozzarella Arborea, ma anche e soprattutto il marchio Arborea. Poi cosa c'è qui? Allora, scusate, ma qua c'è un sacco di roba che vi ho riempito. Questo è un asciugatutto, si chiama Buffalo Forza, la forza dell'assorbenza. Questo qua è un rotolone grande da. Dove c'è scritto qua? Vabbè. Comunque, questo è un asciugatutto che neanche mi ricordo il prezzo, però non dovrebbe costare molto. Non so se l'ho preso all'Eurospin o vicino a casa. Boh. Comunque, ci è piaciuto. Dai, asciuga per bene. Tra l'altro, ce l'abbiamo ancora, quindi non è finito del tutto, ma ve lo recensisco per farvi capire che asciuga veramente bene bene, prende tutto prende, asciuga bene bene, comunque non c'è altro da dire, non mi lungo troppo. Poi, come mangereccio, abbiamo terminato Rio Mare con gusto di piselli e tonno, molto buono, sì, questo tonno ci piace davvero tanto. Rio Mare, sì, buono, vedete, sì. Poi altro, allora, quanti ce ne sono qua? Aspettate un attimo perché poi andiamo sul make up perché io ne ho terminato
Solo una terminata, si fa per dire perché mi è stata arrivata, ma l'ho utilizzata poco e niente. Farò di Natrusso, proverò a vedere a ultimo se riesco. 3,28 di Rio Mare, salatissime, insalata di tonno messicana con fagioli rossi, mais e peperoni. Questa qua, guardatevela vicino, questa, buona. Poi, Müller yogurt. Con pezzi di cocco, sì, pezzi di cocco, buonissimo. Mamma mia, con come questo non dico che non l'ho mai assaggiato, ma mamma mia, quanto mi è piaciuto. Un tocca sana per il mio palato, ma per il mio stomaco ancora di più lo è. Buono, top. Se lo vedete in qualsiasi supermercato, prendetelo perché fate una scorta, fate quanta scorta volete perché è troppo buono. Mi è piaciuto da morire, molto buono. E quando mai? Vabbè, sì, come vedete ho preso due doppioni perché mi è piaciuto un casino. Poi, cos'altro c'è qua? Allora, ho terminato. Sì. Stavo guardando se ho terminato altre mangiarecce, ma no, sto buttando perché ormai purtroppo e per sfortuna queste qua dopo che si usano poco e nulla, si dico per sfortuna perché? Perché purtroppo io al mare vado una volta ogni tanto e poi ciao, non mi vede più il mare, quindi io queste qua, una della Rosposé costava 22,91 euro. Ed è l'acqua spray, vabbè, lo spray Laboratoire Dermatologique, come cavolo si dice, 30 SPF, raggi UV, vabbè, sto dicendo castronerie. Sì, questo è uno spray protezione solare che oramai, ciao ne proprio, niente. Nivea la stessa cosa, protezione alta, spray solare protettivo. L'ho usato poco e nulla e alla fine ha fatto la sua buona storia. Ciao, non lo utilizzo più perché dopo un anno vanno buttati, io credo, ma non credo a questa favola qua, ma questa stupidata qui. Ma se mi permettete di dirlo, io non so se dire se sia una fesseria, ma questi io vorrei buttarli perché non mi fido a utilizzarli più, tanto che non li ho più utilizzati. Sì, sono aperti, uno è sigillato, ma anche se è rimasto al fresco, non mi fido tanto perché un po' entrava caldo in camera mia d'inverno e adesso che è entrata l'estate ha usato questa qua, ha subito fonti di calore, quindi non mi fido. Stessa cosa per questo, via, supporto. Poi vi dicevo, stessa cosa per il colon, cosa stessa cosa? Un altro prodotto terminato, Sensodyne, colluttorio, vabbè qua dice nuovo, ma nuovo per me non lo è, perché l'ho visto da altre parti, quindi non saprei. Colluttorio Sensodyne, mi è piaciuto tanto, non so se lo ricompro o meno, ma buonino, dai, non è male. Fa un po' l'alito fresco e basta così, mi è piaciuto. Non mi dilungo tanto, colluttorio come tanti altri. Questa crema della Vichy l'ho finita, ma oramai uso i campioncini, ormai perché non ci trovo bene anche con i campioncini. Ed è della Vichy Lift Supreme Jour, ovvero da giorno, day. Buona, faceva una. Allora, vi dico secondo la mia, come si dice, opinione personale. Profumazione molto buona, sa quasi di. Direi, non so se dire, alcuni mi hanno detto, non so di alcol, ma ha messa tanto di alcol. Ho chiesto ai miei cugini, mi dite se sa di alcol questa crema? Non male, semplice. Ha messa di una profumazione alcolica che non vi dico, non per fare brutta pubblicità Vichy, ma anche se sa di alcol io non lo percepisco sulla pelle, però mi è piaciuta, faceva una pelle bella profumata, morbida, elastica e compatta. Quindi ottima, top, mi è piaciuta, sì. Allora, il PAO è di 12 mesi più 50 ml, buona, sì, dai, non è male. Costava, perché costava, adesso il prezzo qua è 38 euro, mazza,
98 centesimi. Boh, vabbè. Non so se comprarlo ancora perché è un occhio della testa, anche no. Poi Vidal, coconut, coconut o nuot, come cavolo si voglia dire, water, bagno, doccia, acqua di cocco e monoia. Questo top, la morte sua, ragazze. Mi è piaciuto a morire, l'ho consigliato anche a Matti Beauty Lover, vabbè, un mio amico iscritto sia di YouTube che Instagram. Informazione, wow, allucinante, buonissimo, troppo buono. E questo bagno schiuma ve lo consiglio perché è davvero, davvero, davvero ottimo. Quanti ce n'è? 50 ml di prodotto per 12 mesi di PAO. Poi altro doppione che non è al cocco di Monoi, ma è miele d'acacia e vaniglia, nutre e rigenera, honey e vaniglia, vabbè, vanilla, vaniglia, come lo si voglia chiamare. Anche questo profumazione dolciastra, sì, sa tanto di vaniglia e argan, sì, io ci sento più l'argan oltre che la vaniglia, buono, buono, sì. Mamma mia, un po' fortino però, sì, un po' fortino però, abbastanza che dolcino, ho fatto anche la rima, buoni dai. Allora, come sono riuscita appunto a promettervi, oltre a un altro prodotto di make-up che mi sembrava che potesse andare, invece Nine, ha fatto anche lui la sua bella storia, sarebbe questa Trousse che adesso si chiamano tutte quasi, o perlomeno sì, palette. Questa qui era di mia zia, io adesso non so come farvela vedere perché era di mia ex zia, che adesso è diventata amica mia. E questa palette, ah, buonanotte, vabbè, qua c'è lo specchio. Questa non è più da, sì, non dico da considerare, ma neanche tanto meno da utilizzare. Qui c'erano blush, ombretti, lip gloss, di tutto c'era, vedete, non ve lo stiamo facendo vedere bene. Ecco qua. E qua c'è, vi è una matita, ombretti, 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 un po' di tutto vi è. E nulla, ragazze, questo è quanto. Io adesso questo lì butto il cestino perché non vorrei che mi facessero danno al viso, quindi no, non se ne parla nemmeno. E se mi state chiedendo che smalto è sempre quello che io manco so che marca esista, che marca sia, ed è della Vitri, Vitri. Mai sentita sta marca, però siccome che me l'hanno mangiata in farmacia, perché mi stavo in farmacia, sì, perché mi stavo comprando altri smalti e altri scusate, altri cosmetici stavo provando, vabbè, sì, altri cosmetici come detergenti viso, qualche trucco, ma neanche, perché i trucchi in farmacia ne compro pochi perché ho un'allergia cutanea mi è venuta che non mi sto neanche a dire, che tanto lo sapete tutti ormai, penso e presumo. E quindi, appunto, stavo comprando cosmetici e detergenti viso e creme pinacne e me ne metta e mi hanno mangiato di questo smalto. E questo qua è, vedete, molto bello, mi piace. Fatemi sapere sotto i commenti se avete mai utilizzato o avete mai avuto modo di comprare questo detersivo, se da voi, dalle vostre parti esiste questo detersivo, e fatemi veramente sapere se ci tenete alla mia domanda. Avete mai usato questo, come dire, questo detersivo? Fatemi sapere sotto i commenti. Magari vi fisso il mio commento su in alto con il nome di sto prodotto, Mix Color Alba. Poi altro non saprei come nominarlo. Niente, ragazze, questo era tutto. Io vi ringrazio. Il video non era troppo lungo, per mia fortuna, almeno lo spero per voi e anche per me. No, per me non è lungo, almeno 14 minuti vanno più che bene. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci si vede dopo un altro video chiacchiericcio, ok? O barra vlog, quel che l'è.
Mettete un like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella che ci si becca su Instagram. Ciao! Ciao!